convegno che facciamo in più città d'Italia, abbiamo un po' girato, per l'IATA, fatto dall'IATA, solo ed esclusivamente noi per voi e voi per noi. Abbiamo avuto questa idea appoggiandoci al CESP, Centro Studi Scuola Pubblica, perché abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di pensare un po' a noi, di confrontarci un po' e di, che so, magari arrivare a capire che se ci informiamo e formiamo, magari possiamo anche capire che qualcosa si può fare. Anna da Teramo, collaboratrice scolastica. Salve a tutti, sono già stata presentata, quindi no, io parlerò, insomma, intanto faccio una piccola introduzione, perché noi abbiamo visto che negli ultimi proprio decenni le nostre condizioni lavorative sono molto peggiorate, però dall'altra parte, questo sia per i tagli di cui ampiamente ha parlato Domenico, soprattutto per i tagli degli organici, ma anche per le risorse economiche che non vengono più date alle scuole, vengono dimezzate. Accanto a questo disagio, che ovviamente è un aumento del carico di lavoro per noi, dall'altra parte noi siamo scarsamente visibili. Dei bidelli, quando se ne parla sempre con delle eccezioni negative. Io mi ricordo ad esempio la famosa battuta della Gelmini, quando disse che c'erano più bidelli che carabinieri, o ad esempio la senatrice Finocchiaro, che in una trasmissione televisiva, parlando di parlamentari donne, si parlava di donne in Parlamento, se ne esce un'esclamazione: ah, ma noi siamo parlamentari e non bidelle. Insomma, effettivamente questo è dovuto soprattutto dalla percezione che molti hanno, che è legata, capito, al bidello di umili estrazioni sociali, quindi, capito, che non ha cultura. In realtà insomma, sono ancora ancorati a questa figura. In realtà la scuola è cambiata, ma noi stessi siamo cambiati, insomma, non siamo più il collaboratore scolastico che potevi trovare nella scuola degli anni, insomma, 70, ecco. Le scuole adesso si sono diversificate, sono delle strutture molto complesse, sono cambiati anche i compiti, no? Insomma, è una scuola che insomma, ha subito moltissimi cambiamenti, e soprattutto anche in modo molto, molto veloce. Pensiamo, insomma, già pensiamo solo, insomma, all'emissione, insomma, dell'informatica, di internet nella vita di ognuno di noi, come ha cambiato la percezione delle cose, no? Però dall'altra parte noi, insomma, in effetti restiamo un po' nel limbo, no? Insomma, di noi si parla veramente pochissimo, quando si affrontano i discorsi politici, sociali nella scuola, si parla tanto degli studenti, primis, e poi si parla dei docenti. In realtà quasi mai, se non in famose eccezioni negative, si parla del personale ATA, in particolar modo poi del bidello, insomma. A meno che, capito, insomma, non si faccia la battuta che siamo dei fannulloni, insomma, ma questo tanto riguarda tutto il pubblico impiego, e quindi non solo il collaboratore scolastico. Eppure noi abbiamo, quanti di noi, quanti bidelli sono presenti qui adesso oggi, no? Penso parecchi, no? Benissimo. Io ad esempio, capito, queste sono le chiavi della mia scuola. Penso che ognuno di noi, capito, abbia le chiavi della scuola, no? Io queste, insomma, le considero un'arma di distruzione di massa, perché noi, insomma, distruzione di massa, un'arma potentissima, perché noi potremmo chiudere tutte le scuole d'Italia, cioè non fare entrare nessuno, né studenti e né docenti. E quindi questa è una... Eppure, insomma, penso per questo, capito, che è veramente un grande potere, perché ad esempio le chiavi, noi abbiamo, io ad esempio, queste qua sono tutte le porte di accesso e di ingresso, perché, vabbè, le scuole adesso sono
sono strutture molto complesse, quindi hanno 10 porte. Però noi potremmo veramente chiudere le scuole d'Italia. Cioè, le scuole d'Italia ne sono, penso, 41.000 scuole, questo non ricordo. 8.644. Cioè, non so se ci rendiamo conto dei numeri. Sì, dovremmo farlo, ovviamente, e lo faremo, e lo faremo perché noi dobbiamo approfittare, dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, e veramente, cioè, il possesso di queste chiavi costituisce veramente la nostra forza. Quindi, insomma, io prospetto che in un futuro, prossimo, che noi, tutto il personale ATA, possa fare una giornata di sciopero in cui veramente in cui tutte le scuole dovranno essere chiuse, perché questa cosa, rende noi visibili, no? Perché ci si accorga di noi. Bisogna fare, insomma, di giochi forza, no? La chiusura delle scuole, perché altrimenti la figura del collaboratore, la figura del suo assistente amministrativo, tecnico, che sia dall'ATA, o partata, in realtà non viene mai menzionato. E poi quando ci sono queste scelte di economia, di politiche scolastiche, noi ovviamente veniamo continuamente falciati, perché quando Domenico parlava della famosa riforma Gelmini, che insomma del 17% in meno, insomma, dei posti di lavoro, in realtà, insomma, è passata questa cosa e noi siamo stati in silenzio, perché c'era gente che fino al 2008, ad esempio, per quanto riguarda i precari, no, della fascia, delle varie fasce, lavoravano con contratti annuali. Adesso non accade più, almeno nella mia provincia. Ad esempio, nella prima fascia ci sono persone che prima, fino al 2008-2009, lavoravano, adesso invece in realtà fanno solo supplenze, quindi lavorano, che ne so, 3-4 mesi l'anno. Cioè, questo, capito, ovviamente è dovuto dai famosi tagli. E quindi, insomma, dovremmo un po' fare delle riflessioni, no, sul nostro ruolo, perché in realtà, insomma, uniti siamo veramente in tanti. Cioè, nell'ambito della scuola penso che siamo 250.000 persone, quindi, insomma, non sono poche, ecco. Insomma, fermare l'istruzione in Italia si può, ecco, grazie a noi, perché possediamo le chiavi. Io parlerò adesso di un particolare aspetto del nostro lavoro che riguarda, insomma, l'accoglienza, di cui veramente se ne parla sempre poco. Io, ecco, ho messo come slide, ma io non so se si vede bene, perché si è un po' sfocato. Vabbè, io adesso non c'è il tecnico. C'è troppa luce, voi pensate che sia troppa luce? Prova a spegnere. Io adesso non so neanche dove sono. Vabbè, comunque non si vede, non è un problema, ma tanto io ho messo questa slide dove c'era proprio il profilo del personale ATA, in particolar modo, vabbè, quello del collaboratore scolastico, ma penso che ognuno di noi, insomma, lo conosca, che parli proprio dei compiti assegnati al collaboratore, che brevemente, diciamo, che si occupa di accoglienza e sorveglianza. Cioè, queste parole sono sempre messe insieme, perché i nostri compiti sono fondamentalmente tre: cioè, accoglienza, sorveglianza e pulizie. In realtà, sull'accoglienza se ne parla sempre poco, no? Però l'accoglienza invece è un fattore fondamentale, secondo me, è l'attività basilare, no, del collaboratore scolastico, perché noi sappiamo benissimo che alla porta, insomma all'ingresso, non vediamo il dirigente scolastico, ma siamo noi che accogliamo studenti e genitori. Quindi è la prima figura che si incontra.
Incontriamo sì qualche volta il dirigente scolastico, ma quando lo incontriamo, capita l'ingresso, significa che insomma vuole beccare qualcuno che fa ritardo, perché in genere i dirigenti se ne stanno insomma nella presidenza, no? E raramente girano nelle scuole, e poi insomma quasi mai nelle scuole dove ci sono i plessi, no? Insomma, a me è capitato di lavorare in alcune scuole e di aver visto cioè veramente una volta l'anno il dirigente scolastico, solo perché me l'hanno detto, me l'hanno indicato, è venuto e si è presentato, altrimenti io non l'avevo mai visto, no? E quindi questa è una quindi il tema dell'accoglienza insomma è un tema di cui si parla tanto, no? Cioè, però non se ne parla mai, capito, per quanto si collega con il collaboratore scolastico. Ad esempio, molto spesso nelle scuole si parla ad esempio i famosi progetti di accoglienza, no? Ad esempio, soprattutto nelle scuole di infanzia, ma insomma, secondo me anche nelle scuole superiori, no? Quando si introducono all'inizio dell'anno scolastico le nuove classi prime, no? Si fanno proprio dei progetti, no? Che spesso si chiamano proprio così progetto accoglienza, che sono insomma dei progetti che poi vengono insomma finanziati dal fondo di istituto, che ovviamente dove il collaboratore entra a far parte di questo progetto. In realtà è un progetto che dura 365 giorni, perché noi l'accoglienza la facciamo per 365 giorni. In realtà poi insomma noi non prendiamo mai nulla, se non insomma il nostro misero stipendio, che ormai è bloccato da anni, quindi invece il progetto, quando viene fatto dal docente, capito, diventa proprio un progetto e quindi viene pagato. L'accoglienza, oltre all'accoglienza, io adesso ho utilizzato, parlerò un po' in termini quasi da marketing, no? Ma per far capire l'importanza di questo tema, no? Perché molto spesso ci parlano sempre di sorveglianza, voi dovete sorvegliare, voi dovete pulire. In realtà secondo me la cosa principale che faccio, che svolgo ogni giorno, è quella di accogliere le persone. Ma posso essere sull'ingresso o sul piano, sul reparto, sempre accoglienza faccio. Non riesco neanche poi a capire perché questa cosa non mi viene poi riconosciuta. Io penso soprattutto nelle scuole dell'infanzia, no? Insomma, è una... quando si accolgono i bambini dai 3 anni in su, che non è una cosa semplice, perché l'impatto del bambino di 3 anni, il primo impatto ce l'ha con noi, che da noi lo seguiamo poi nel corso di tutta la sua vita, perché poi dalla scuola dell'infanzia, alla primaria, insomma alla scuola media, e così insomma, seguiamo quasi la crescita, no, di questo bambino. Noi diamo soprattutto delle cose, si pensa sempre in modo molto scontato, invece non è facile, no? Perché i bambini sappiamo benissimo che sono individui complessi, e noi cerchiamo di dare insomma a questi bambini tutta una serie di, cioè li aiutiamo a crescere, no? A formarli e a sviluppare la persona umana. Quindi il compito, capito, della scuola, cioè la mission della scuola, che è quello di formare la personalità umana, non è dovuto soltanto dal docente, ma anche noi collaboriamo, come dire, anche noi formiamo, perché noi, se vogliamo pensare in ambiti del marketing, noi costituiamo proprio l'interfaccia tra l'utente e l'azienda. Perché la prima persona che tu incontri è il collaboratore scolastico e non insomma il dirigente, vediamoci, perché la comunicazione, la prima comunicazione passa attraverso noi, noi siamo l'interfaccia. Nell'ambito del marketing si chiama questa cosa si chiama front office, no? Che sono insomma quell'insieme delle strutture di un'organizzazione che si interfaccia tra
che gestiscono l'interazione tra utente e cliente. Adesso io uso delle tecnologie da marketing per intenderci, no? Ad esempio nella pubblica amministrazione, l'ufficio relazioni pubbliche, come dire, insomma. Nella scuola, ad esempio, il front office è presentato, proprio fatto e costituito dai collaboratori scolastici, perché la segreteria, nel linguaggio del marketing, è il back office, cioè quello che sta dietro. Ovviamente se le cose devono funzionare, fra i tre elementi, cioè presidenza, segreteria e collaboratori, ci deve essere una circolazione delle informazioni, no? Ovvio che spesso non c'è, perché a me è capitato, ad esempio, a volte di fare questi orari, insomma, pomeridiani, e in realtà con delle attività di cui io non ero al corrente, per cui insomma mi arrivavano persone, io sono del corso PPPS, io che mi guardavo e ho detto, ma che cos'è? E già come che cos'è? C'è un corso, ma è sicuro in questa scuola? Perché io poi insomma, cioè veramente, ma è un, in genere accade così, no? Perché in questo caso è mancata proprio una comunicazione, no? Ovviamente siccome ci sei tu, insomma, a volte capito, ti arrampico un po' sugli specchi, no? Però mi è capitato spesso, capito, di poi di non essere in grado di indirizzare queste persone, no? Quindi per questo motivo dico, insomma, quanto è importante, capito, il front office, cioè le aziende, tra quelle piccole e quelle grandi, spendono insomma milioni di euro per la formazione del personale di front office, se no non si spende un euro, perché io penso che nessuno di noi ha mai fatto un corso di comunicazione, perché poi front office in pratica è la comunicazione, sapere interagire, sapere relazionarsi con l'altro, non è che noi non ne siamo capaci, no? Però io penso che poi ogni struttura, ogni scuola ha delle sue diversità, no? Io in particolare, insomma, io, per quanto riguarda proprio le scuole dell'infanzia, no? È diverso la comunicazione con un bambino dei 3-4 anni, poi ci sono bambini anche diversamente abili, insomma, rispetto, che ne so, rispetto invece a uno studente della scuola media oppure della scuola superiore. Insomma, quindi sono delle cose, capito, che non si possono dare per scontato, perché non è detto che io sia in grado poi di interagire con un bambino di 4 anni o 5 anni o 3 anni, perché, insomma, capirete che poi la nostra mole di lavoro è così tanto, perché quando si lavora soprattutto in queste scuole dell'infanzia, non è solo l'accoglienza, ma è la sorveglianza, insomma il rapporto con le maestre, la polizia, insomma accompagnare i bimbi, lavaggio mani, capito, con il refettorio, insomma, quindi sono delle cose veramente, come dire, impegnative, cioè bisogna correre. Però dall'altro questo valore aggiuntivo che noi diamo appunto con l'accoglienza non ci viene mai riconosciuto. Perché questo, capito, fa parte della nostra professionalità. E quindi io, insomma, chiederei, capito, corsi di formazione proprio mirati, capito, per il collaboratore scolastico per quanto riguarda l'accoglienza. Perché questi corsi ci sono e i soldi ci sono. Perché se noi parliamo sempre di efficienza, efficacia, la qualità del servizio, cioè questa è una parola che noi troviamo ogni giorno, la qualità del servizio, però la qualità del servizio presuppone anche, insomma, un investimento economico, no? Cioè un investimento sulle risorse umane, perché noi siamo delle risorse umane, quindi non siamo soltanto coloro che puliscono, capito? Perché molto spesso, capito, uno associa il collaboratore scolastico con le pulizie, noi lo facciamo anche quello. Ma principalmente noi facciamo esclusivamente l'accoglienza e con tutto quello che ne consegue, e l'accoglienza è relazione, cioè relazione tra me e l'altro, perché attraverso questo rapporto di relazione si costruiscono un rapporto fiduciario, no? E si contribuisce quindi allo sviluppo del bambino, che non è una prerogativa solo dell'insegnante, vediamoci, perché molto spesso, capito, nell'ambito scolastico si guarda soltanto all'insegnante,
che ovviamente è una figura importante, fondamentale, vediamo, cioè non voglio assolutamente sminuire nessuno, però ormai insomma si parla del collaboratore scolastico in questi termini, eppure il nostro contratto è il nostro contratto c'è proprio, ricade in tutto l'articolo 47, la parola dell'accoglienza, di cui però poi nei fatti, capito, nessuno parla di noi se non con eccezioni negative. Io poi vorrei parlare un po', insomma, anche soprattutto per coloro che lavorano nelle scuole con i plessi, no? Il rapporto che si instaura tra responsabili del plesso, le maestre e i collaboratori scolastici, perché questo è un problema particolarmente sentito, no? Perché molto spesso questo rapporto diventa un rapporto personale, no? Quindi la maestra ci chiede, quindi fai questo, fai quest'altro, no? E ovviamente, siccome noi con queste persone comunque ci stiamo 365 giorni, no? Però non dovrebbe essere un rapporto, come dire, personale, no? Perché io ho, insomma, è vero, si compie un piano mansionario, no? Insomma, dei compiti specifici, ma in realtà, capito, c'è un piano dell'attività che viene redatto, spero, nelle scuole sempre non si fa, quindi dal DSGA, no? Qualsiasi problematica, qualsiasi richiesta in realtà dovrebbe essere indirizzata al DSGA, e poi il DSGA insomma chiama il collaboratore e chiede, no? Anziché, capito, passare invece questa sorta di comunicazione quasi diretta, no? E a volte anche con la pretesa di, ma in realtà, capito, questo insomma diventa poi un rapporto personalistico e difficilmente poi si può dire di no. Però questo non dovrebbe accadere, perché sembra, capito, perché insomma i nostri compiti sono particolarmente faticosi e veramente gravosi, e c'è molta responsabilità, perché adesso la scuola è cambiata, ma non solo la scuola è cambiata, ma in realtà noi siamo sempre a meno. Cioè, io ho visto persone, capito, due collaboratori scolastici con 100 bambini, ma non è possibile. Voi capirete, 100 bambini, ma che cosa possiamo fare con 100 bambini? Cioè, pensate soltanto, capito, che ne so, nell'attimo prima del pasto, no? Cioè, 100 bambini ti corrono in bagno, cioè con due persone, cioè, no, ma non è possibile. Capito, con, capito, queste maestre, capito, ah, tu devi, tu fai, tu... No, io non devo, non faccio, insomma. Capito, però... questo è un problema, no? Perché nelle scuole, in queste scuole, capito, non essendoci quindi la figura del dirigente che spesso sta nella scuola, cioè nella scuola, nel plesso principale, oppure la figura del DSGA che sta sempre accanto al dirigente, ovviamente, insomma, come dire, diventa la terra di nessuno. Però siccome ci sono degli elementi, questi elementi sono la conoscenza del nostro contratto. Allora, il contratto della scuola, che non piace neanche a me, però insomma quello abbiamo, quello ci teniamo, dobbiamo imparare a conoscerlo. Cioè, non sono tanti gli articoli che riguardano il personale ATA, in tutto saranno una decina, però questo ci danno anche qualche strumento a volte, capito, per dire no, e bisogna che anche noi impariamo a dire no. Io anche con questi docenti, capito, che ci assillano attorno, perché insomma noi già non riusciamo ad arrivare perché siamo perché è diminuito l'organico, quindi siamo molto personale, figurati poi con tutte le richieste che fanno, cioè bisogna anche iniziare a volte a dire no, che insomma è anche efficace, questo diventa efficace, no? Io ho imparato a dire no in molti casi in realtà, devo dire che insomma le cose insomma sono andate sono migliorate. Io so che è difficile dire di no, però capito, bisogna pure iniziare. Questo nulla toglie il rapporto che uno può instaurare con i docenti. Io ho degli ottimi rapporti con i docenti, però io voglio far capire loro che noi siamo operati di lavoro, che noi non ce la facciamo,
sgomberati di lavoro, cioè loro devono insomma comprendere e dovrebbero lottare insieme con noi. In realtà noi potremmo, che ne so, aderire a uno sciopero, scioperare e far chiudere tutto. Perché non abbiamo, insomma, noi non dobbiamo garantire, se non in questo, ovviamente possiamo fare, possiamo chiudere, cioè possiamo dire no, ed è il caso che possiamo farlo, perché veramente insomma, non si può andare, non si può continuare ad andare avanti in queste condizioni, no? Noi dobbiamo chiedere un aumento degli organici, il cambiamento dei famosi parametri, cioè, famosi parametri che devono essere fatti sui metri quadrati. Perché io posso pure stare in un plesso, capito? Però se questo plesso poi, capito, ha 10 stanze, capito? Io e li devo pulire da sola, francamente, capito, sono tanti. Cioè io ad esempio sono addetta alla palestra, cioè la palestra sono 600 metri quadrati, ma cosa vuoi che faccio io, capito, in tre quarti d'ora su 600 metri quadrati? Cioè sono poco, capito? Che pattini, no? Non so, una bacchetta magica, insomma, io ce ne inventola, non sono, quindi insomma, non posso pulire ovviamente tutto bene, infatti io devo tralacciare. E più, capito, un altro brevemente, cioè, due minuti, sui rapporti tra collaboratori scolastici e imprese di pulizia. Noi sappiamo benissimo adesso, insomma, voi sapete benissimo che ci sono state le nuove gare, che ci sono stati vinti gli appalti. Adesso, come dire, le imprese di pulizia sono entrate un po' dappertutto, prima erano solo le scuole superiori, adesso anche gli istituti comprensivi. Sappiamo benissimo che questo ultimo appalto è stato fatto a ribasso, e quindi insomma, la quota, insomma, che viene data alle imprese di pulizia si è dimezzata esattamente della metà, e quindi quello che prima, io mi ricordo insomma negli anni 90, fine anni 90, che prospettavano come l'ingresso dei lavoratori socialmente utili, insomma imprese di pulizia, le coop, tra l'altro insomma sono persone che stanno peggio di noi, intendiamo, cioè perché prendono veramente una miseria e tra l'altro hanno anche una certa età e loro ovviamente sono già state espulse dal mondo del lavoro, no? Poi furono messe in queste cooperative, cooperative che attualmente sono tutte società per azioni, perché se noi andiamo a vedere i bilanci di queste società per azioni, francamente sono bilanci cospicui, no? Però insomma loro guadagnano veramente poco, perché penso saranno 700-800 euro. Tra l'altro, siccome è stato dimezzato, allora è stata una palta a ribasso, adesso insomma inizieranno a fare queste famose, prima erano per 35 ore alla settimana, adesso ne faranno insomma esattamente la metà. E che cosa accadrà adesso? Questo è il problema, no? Perché sappiamo benissimo che insomma ognuno di noi insomma si lavora e deve essere retribuito per quello che lavora, francamente, insomma, se io devo lavorare solo due ore perché poi prenderanno 200 euro, cioè io solo due ore faccio, cosa accadrà dopo? Cioè ci sono già ad esempio alcune scuole della provincia di Teramo, già i dirigenti hanno chiesto ai collaboratori scolastici di intervenire, cioè dove l'impresa ovviamente avendole solo le due ore al giorno di pulire, poi ciò che loro ovviamente non sono più in grado di fare, perché francamente con due ore non si possono fare miracoli, se uno ha delle scuole poi insomma che sono grandi e le scuole in genere sono grandi, chiedono quindi di completare il lavoro dai collaboratori scolastici. Ma noi sappiamo che l'ingresso della cooperativa dell'impresa significa il 25% in meno del personale, del collaboratore scolastico, perché sono stati tagliati i posti, no? Cioè quindi è, come dire, questo è un problema che adesso forse si sentirà un po' di meno. Io adesso non conosco la situazione qui della torinese, ma penso che a partire dal 1° settembre questo veramente diventerà un grande problema, perché loro faranno ovviamente meno ore perché prenderanno di meno, e quindi già in alcune scuole i dirigenti chiedono, no? Io insomma dico, io posso farlo perché lo faccio, non è che noi non facciamo nulla, no? Perché noi comunque puliamo, non è che non puliamo, il fatto che venga il fatto che entri l'impresa di pulizia non significa che noi siamo esentati dalle pulizie, però certamente io insomma bisognerebbe chiedere, capito, il ripristino di quell'unità, di quei collaboratori che sono stati tagliati.
perché io non è che mi posso accollare, capito, con l'ingresso delle pulizie, che ovviamente vengono, loro vengono dimezzate, insomma, lo stipendio, quindi le ore, ovviamente le ore, e poi io il resto lo devo fare io, però insomma allora mi rimettete i due posti di collaboratore scolastico che a seguito di queste di questa privatizzazione, capito, sono state tolte, perché ovviamente quello che è in atto in questo momento è una privatizzazione delle scuole e quindi dei servizi, quindi dei beni comuni. Noi qui dovremmo sempre ribadire che la scuola deve essere pubblica, perché adesso, capito, sarà l'impresa delle pulizie per il lavoro dei collaboratori scolastici, che ovviamente potremmo fare anche la sorveglianza, perché questo è un altro aspetto. Io so di alcune scuole dove le imprese di pulizie fanno pure la sorveglianza. Cioè, che significa? Capito, noi non saremo, cioè, noi non saremo più utili. È ciò che è accaduto poi nel, che ne so, nell'azienda pubblica, no? Nell'azienda sanitaria, no? Quando è stato esternalizzato gli infermieri, che prima erano, insomma, erano, dipendevano dall'ASL, adesso invece sono delle cooperative che gestiscono. Così accade anche nel mondo della scuola. E così accadrà poi anche per quanto riguarda, secondo me, l'ambito amministrativo degli assistenti amministrativi e assistenti tecnici, perché prima o poi, capito, inizieranno anche lì, insomma, gli appalti, no? Così come fanno anche nei comuni, perché guardate che anche nei comuni ci sono molte persone che ad esempio lavorano con contratti a tempo, capito? Quindi che sono contratti interinali, sono alle agenzie del lavoro e insomma il comune chiede che ho bisogno di un personale amministrativo per 8 mesi, cioè questo è quello che accade nei comuni e insomma presumo che possa accadere, secondo me, che da cui c'è in atto questa forma di privatizzazione, lo sarà anche nella scuola. Ecco, io penso aver rubato tantissimo tempo, spero, quindi ecco, insomma, concluderei qui. Ovviamente, insomma, poi ci sarà un dibattito, quindi io, insomma, vi voglio vedere duritissime con le vostre chiavi, vediamoci.